2, 3. Io credo che l'importante che va sottolineato è la sinergia che si può creare tra il nazionale e il territorio. Il nazionale ha avuto ovviamente questo ottimo contatto, cioè bellissimo contatto con Neus. Il nazionale si è messo a disposizione per poter intervenire sul territorio. Credo che questo sia un aspetto molto importante, come c'è prima anche il dottor Torvetta. È il secondo intervento, ma non è l'ultimo, stiamo già lavorando per altri territori, ovviamente. Essendo un'associazione nazionale abbiamo fatto più intervento in Emilia e questo in Toscana, ma poi proseguiremo anche in altre regioni, al nord, al sud, perché è giusto che ci sia l'intervento sul territorio nazionale. Credo che questa sia un'iniziativa bellissima, perché si mette insieme sostenibilità, si mette insieme riciclo, si mette insieme uno studio per capire come si possa giocare anche cercando di farsi meno male, insomma, con tutela anche dell'atleta, e soprattutto si possa in qualche modo poter intervenire a ristrutturare e a dare vita anche a tutta una serie di impiantistica che francamente conosco i tagli, con tutto quello che succede ai comuni, generalmente in provincia, so che succede anche alle regioni, probabilmente con questa tipologia di intervento potremmo anche dare un po' di respiro anche a tutta l'attività e anche a tutta l'impiantistica sul territorio. Quindi ringrazio Euconeus, ringrazio il Comitato di Prato, perché praticamente ci hanno dato la possibilità di poter sperimentare un binomio di successo, no? Abbiamo visto, qui abbiamo veramente visto che possiamo far bene insieme e che possiamo fare tanta strada insieme. Quattro campi che sono stati realizzati con quattro diverse tecnologie, in modo da poter presentare come l'utilizzo di un materiale disponibile, perché è un materiale ricavato dal trattamento dei pneumatici arrivati a fine vita. Voi sapete che il pneumatico arrivato a fine vita spesso è stata occasione in passato di abbandoni, di creazione di accumuli brutti a vedersi e potenzialmente pericolosi in caso di incendio, dimenticando che quel materiale, se opportunamente trattato, è un'ottima gomma, è un ottimo polimero per poter realizzare tante buone applicazioni. E qui se ne vede appunto una tipologia, la tipologia dell'uso del granulo ricavato appunto macinando pneumatici per recuperare questa gomma che altrimenti sarebbe inservibile o sarebbe addirittura un danno forte all'ambiente in caso di abbandoni o di incendi, recuperarlo invece in quanto ottima gomma per fare, come in questo caso, applicazione nel mondo dello sport. Come Comitato di Prato abbiamo investito su questi campi. In questo posto magnifico che voi vedete è incastonato, io direi, in uno dei parchi più belli della città di Prato, dove ci sono appunto, c'è vicino alla piscina, c'è il parco dell'ex ippodromo, altri impianti sportivi di calcio, e qui appunto è stato deciso di investire, grazie soprattutto a Euconeus in prima persona, alla WISP nazionale, è stato deciso di investire su anche un nuovo modo di riqualificazione dei campi sportivi. Stiamo usando il termine sostenibilità e vorrei ricordarvi riduco, riuso, riutilizzo come concetto base di riferimento, dove qui è stato ampiamente applicato. I mille tonnellate di pneumatici che erano abbandonate qui a Prato si sono ritrasformate in un campo. Si sono trasformate in un campo, danno un'opportunità, rientrano in quel ciclo naturale delle cose, no? Un ciclo naturale dove non c'è rifiuto. Allora, questi concetti lo sport per primo deve farli propri, li deve però mettere in campo, perché la pervasività dello sport è eccezionale. Chiunque dei presenti avrà fatto sport nella sua vita, lo sta facendo, ha un contatto col mondo dello sport anche all'interno delle scuole. Pensate a una riqualificazione dell'impiantistica sportiva dentro le scuole, vorrebbe dire lanciare messaggi immediati di sostenibilità. Io ho iniziato questa avventura, diciamo, del rapporto con Euconeus, dell'affrontare per la WISP il tema del rapporto tra l'impiantistica sportiva e l'ambiente, e l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, e la ritrovo oggi, questa avventura, in una sua prima realizzazione, anzi non è proprio la prima, appunto, faccio riferimento
Paolo, altre cose che stiamo facendo, ma insomma in una realizzazione d'eccellenza qui a Prato, da ora che faccio un altro mestiere. È una cosa bellissima, brevissimo. Io, cose come questa dovrebbero aprire i telegiornali. Rimettiamo in fila quello che abbiamo sentito dagli interventi. C'è un impianto sportivo e un impianto sportivo pubblico, ed è un impianto sportivo bello, ben tenuto, dove possono giocare tutti. Non è un club sportivo limitato ai soci, è un impianto pubblico. Si apre, la mattina si viene e si trova la possibilità di fare molte cose più o meno organizzate. Abbiamo visto stamani questa manifestazione, questa inaugurazione è iniziata con l'attività, uno show bellissimo dell'attività del Cammino degli Anziani, quindi per dimostrare come un impianto sportivo ben tenuto, intelligente, è un impianto che davvero è aperto a tutti, tutti nel senso che da 0 a 99 anni ognuno può trovare il suo sport, la sua attività motoria, la sua possibilità di stare un po' meglio.